Benvenuti al nostro appuntamento con la decorazione. Oggi decoreremo una tegola. Adriana ci proporrà una nuova idea per realizzare un oggetto simpatico e colorato. Iniziamo a trattare la tegola con un paio di mani di fondo opaco all'acqua o gesso acrilico. Sarebbe opportuno però prima stendere una mano di vernice all'acqua che fungerà da turapori e plastificante. Questa operazione servirà successivamente a rendere la terracotta impermeabile e quindi adatta a qualsiasi trattamento successivo. Lasciamo asciugare e passiamo della carta vetrata numero 220 per levigare il supporto. Scegliamo ora il tovagliolino stampato che ci piacerà di più. Facciamo delle prove prima di procedere. Iniziamo a strappare con le mani il tovagliolo, con movimenti irregolari. Ora togliamo i due veli e teniamo solo l'ultimo, quello stampato. La stampa scelta riporterà un ambiente e quindi dovremo ricreare intorno i colori e gli sfondi. Appoggiamo il tovagliolo sulla tegola. L'immagine sarà sistemata sul supporto, che sarà bianco, e quindi ci permetterà di mettere in evidenza le immagini. Ora, con una coppia del tovagliolo, iniziamo a ritagliare con le forbicine alcune parti dell'immagine, come ad esempio una poltroncina, nel nostro caso. Facciamo questo anche per alcuni altri particolari dell'ambiente. Una volta ritagliati, li sfoglieremo e terremo solo il primo velo. I particolari non saranno messi in risalto tutti, ma cerchiamo di alternarli per non appesantire troppo il lavoro. Prepariamo il colore di fondo della tegola. Useremo un avorio acrilico. Avremo bisogno di stendere una o due mani abbastanza coprenti. Utilizziamo sempre un pennello piatto, morbido, per evitare di lasciare striature e segni con le setole. Facciamo asciugare il colore. Appoggiamo il tovagliolo sopra la tegola, sistemiamolo nella posizione ideale. Utilizziamo una colla specifica per tovagliolo e con un pennello morbido iniziamo a stenderla con movimenti morbidi dal centro verso l'esterno. La superficie del tovagliolo è abbastanza ampia, quindi bisognerà prestare attenzione per non romperlo. Per questo motivo sarà bene utilizzare i prodotti adatti. Ad esempio, nelle colle per tovagliolo esistono delle differenze. Ci sono quelle troppo dense che tendono a romperlo, quindi sarà meglio preferire quelle più morbide e liquide. Continuiamo ad applicare pezzetti vari di composizione che saranno uniti all'altra, affiancandoli e incollandoli vicino. Questo renderà il lavoro più realistico e particolare. Procediamo ora con la preparazione del decoupage tridimensionale. Useremo per questo una pasta modellabile, leggerissima. Se ne trovano di diversi tipi, tutte adatte con caratteristiche leggermente differenti. Provatele e scegliete quella più adatta alle vostre esigenze.
lavoriamola un po' con le mani e iniziamo ad aprirla su un tappetino antiaderente. Creiamo uno strato non troppo sottile, grande abbastanza per contenere l'immagine. Ora possiamo posizionare i ritagli sulla pasta. Sistemiamo la figura. Sempre con la colla per tovagliolo e con il pennello morbido, incolliamo il ritaglio sulla pasta, come potete vedere dall'immagine. Facciamo asciugare per un paio d'ore. Ora ritagliamo con precisione il soggetto applicato insieme alla pasta. Questo sarà sempre flessibile e ci permetterà di modellarlo e di tagliarlo. Aiutiamoci anche con il cutter per i particolari. Facciamo questo con tutte le figure ritagliate. Cerchiamo di arrotondare i bordi e modellare con le mani secondo la forma dell'oggetto. Questo tipo di pasta è molto leggera e morbida. Questo ci permetterà di lavorarla facilmente. Sul retro della pasta stendiamo la colla per tovagliolo e applichiamo l'immagine sopra la copia del disegno. Possiamo posizionarla in modo un po' sfalsato, dando l'impressione della prospettiva. Premiamo per farla aderire bene. Continuiamo a sistemare le varie parti e a ripulire l'eccesso della pasta. Possiamo vedere nell'insieme la composizione con le parti a rilievo. Potremmo utilizzare anche dei bulini arrotondati per sagomare maggiormente le figure. Ora proseguiamo con la fase pittorica. Utilizzeremo per questo i colori acrilici che saranno abbinati ai colori presenti nell'immagine. Inizieremo in questo caso a riprendere il rosso delle foglie con una terra di siena bruciata. Tamponiamo con una spugnetta tondeggiante. Riusciremo ad imitare bene i colori eseguendo una serie di spugnature sovrapposte anche all'immagine stampata. La spugna dovrà essere sempre bagnata e strizzata benissimo, prima di iniziare il lavoro. Ora proseguiamo con un verde ossido di cromo, per imitare le foglie e le macchie di muschio sulla tegola. Continuiamo a spugnare a lungo per ottenere sfumature di colore realistiche. Questo sistema permetterà di dipingere anche a chi non è pratico di pittura e disegno, ottenendo comunque dei bei risultati.
continuiamo a sfumare anche sull'altro lato della tegola. Riprendiamo anche qui il rosso delle foglie con la spugna. Ora, con un pennello tondo di setole naturali e quindi un po' rigide, mettiamo in evidenza le zone d'ombra e le parti scurite dal tempo. Facciamo questo passaggio un po' dappertutto, nelle parti esterne. Rifiniamo con le sfumature. Osserviamo ora il lavoro eseguito nei particolari, sicuramente originale. Le sfumature eseguite con i colori acrilici saranno indelebili e coprenti. È necessario fare un po' di pratica con questo tipo di colori, poiché asciugano molto velocemente. Per ritardarne l'asciugatura, possiamo utilizzare un medium ritardante che ci permetterà di sfumare più a lungo. Con un pennellino e i colori, riprendiamo i bordi bianchi delle figure. Cerchiamo di seguire man mano il colore dell'immagine per rendere tutto più realistico possibile. Facciamo questo lavoro su tutte le figure a rilievo. Una volta che tutti i colori saranno asciugati, possiamo stendere su tutta la tegola una vernice protettiva all'acqua opaca o lucida. Il nostro lavoro è così terminato. Osservate nei particolari l'esecuzione e provateci anche voi.